Some ate meat, some walked around on just 2 feet, or the dinosaurs with big ass trees. Dinosaurs, brains like peas. Un avventuroso viaggio all'indietro nel tempo, lontano oltre 250 milioni di anni, quando la Terra era abitata dagli affascinanti rettili della preistoria. Dal 31 ottobre a Napoli arriva Days of the Dinosaurs, la mostra dedicata ai giganti dell'era giurassica che in pochi mesi ha appassionato 300.000 visitatori nelle città di Roma e Torino. Dopo la mostra Body World, il Real Albergo dei Poveri ospiterà fino al 23 gennaio 50 dinosauri robotizzati, immersi nel loro habitat naturale, ricostruito nel dettaglio tra suoi i paesaggi e colori. C'è lo Spinosaurus, che è probabilmente il più grande predatore mai comparso sulla Terra. Il più piccolo nella mostra che vedrete, beh, in realtà ce ne sono tantissimi piccoli, però credo il più piccolo sia Archaeopteryx, che è piuttosto importante perché è stata una pietra miliare del modello dell'evoluzione di Darwin. Dal gigantesco Tyrannosaurus al più piccolo della specie, i dinosauri tornano in vita grazie ad una sofisticata tecnologia che ha permesso di riprodurli alla perfezione. Un team di paleontologi ha curato la scelta dei movimenti e dei comportamenti di questi animali, che in alcuni casi muovono anche varie parti del corpo, assicurando un effetto di straordinario realismo. L'esposizione, che resterà aperta al pubblico dal giovedì alla domenica, coinvolgerà adulti e bambini sui temi dell'evoluzione della specie, previsti anche laboratori didattici e momenti di svago nell'area interattiva. Una serie di eventi collaterali, tutti di grande contenuto scientifico, per cui i bambini assorbiranno nozioni, notizie e messaggi divertendosi. L'Albergo dei Poveri ricomincia a rivivere dopo tanti anni di sopore, ricomincia ad essere vivo, partecipato, e quindi un ulteriore passo per ridarlo completamente alla cittadinanza. Mercoledì sera, per la notte di Halloween, apertura straordinaria della mostra fino a mezzanotte ed uno sconto sul biglietto per i visitatori che saranno travestiti a tema. Chiediamo a tutti di venire a vedere questa grande festa, di venire mascherati, perché in qualche maniera cercheremo di capire chi fa paura a chi: il dinosauro, il Tyrannosaurus Rex ai bambini o i bambini mascherati ai dinosauri. Quindi questo magari lo scopriremo, però ecco, accorrete in massa, anche perché, diciamolo, costerà di meno, c'è un piccolo sconto, quindi tanto vale venire il 31, e poi perché c'è questa importantissima beneficenza. Oh, the dinosaurs, a big ass tree.